Buon salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Sono Carlo Fortino dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la review delle review di questa settimana. Siamo qua con la review del re del calcio mondiale, Zlatanone Ibrahimovic. Appunto tripletta nella partita della Ligue 1, appunto del PSG, dove lui ha realizzato una tripletta con due rigori e un gol. Quindi questa versione SIF assolutamente meritata, anche perché era un periodo di, diciamo, spegnimento di Ibra, perché non aveva fatto più niente, ma questa tripletta sicuramente lo ha rilanciato tra i massimi bomber di Europa. Dunque il suo prezzo è minimo su PlayStation di 6 milioni e massimo di 8 milioni, mentre su Xbox è minimo di 5 milioni e massimo di 7 milioni. Su Xbox è molto facile trovarlo, su PS non si trova purtroppo sul mercato, quindi davvero abbiamo fatto un'impresa a portarvelo. Comunque iniziamo a parlare di questo giocatore che come può non essermi piaciuto, cioè mi è piaciuto troppo davvero. 78 di velocità, 95 di tiro, 84 di passaggio, 90 di dribbling, 78 di difesa e 90 di fisico. Allora vorrei fare anche un paragone con la sua versione NIF. Dato che la versione in forma purtroppo non abbiamo avuto l'occasione di portarla alla review, ma comunque della versione NIF troverete la notazione o la scheda in alto a destra, vediamo da qualche parte oppure in descrizione. Allora, la versione NIF era una carta, diciamo, che non mi era piaciuta più di tanto, perché era molto macchinosa e probabilmente poco veloce. Ma devo dire che in questa versione SIF, poi non so nella versione IF se era uguale, ma è davvero stata risolta questa sua macchinosità, perché l'agilità è diventata 90, prima era un valore più basso, però l'unico contro che sicuramente lui ha, che aveva ed ha ancora, che ha mantenuto, è sicuramente l'equilibrio, 42, pur avendo un buon valore di forza fisica, ma l'equilibrio è davvero l'unico contro di Ibrahimovic. Comunque iniziamo a parlare della velocità, 78 sulla carta. Ecco, la velocità era una cosa che non mi era piaciuta nella versione NIF. Ma devo dire che nella versione SIF mi piace, ecco, è un giocatore veloce, possiamo dirlo, ovviamente con le dovute, appunto, proporzioni, perché comunque è un armadio, non può avere 90 di velocità, ma ha un valore di 78 che si divide con 79 di velocità massima e 75 di accelerazione. Appunto, quel 90 di agilità lo aiuta molto e anche quel 97 di forza fisica. Poi passiamo al tiro, il valore più alto di Ibra, che lo rende appunto un bomber assurdo, 95 di tiro, fantastico il tiro, io probabilmente il miglior tiratore che io abbia mai provato ancora su FIFA. Ho provato Ronny Toti, Messi Toti, Robben Toti, ma Ibra rimane sempre il migliore sotto il punto di vista del tiro. Davvero fantastico, 95 di finalizzazione in area. 9 e mezzo su 10, non voglio dire 10 perché se vedete qualche clip che sbaglia poi mi scrivete nei commenti ma sbaglia, quindi 9,5 su 10 entrano sempre. 82 di tiro a giro, che nonostante questo valore, diciamo basso, che poi non è basso, però rispetto ai suoi standard è basso, è buono perché sia di destro che di sinistro, appunto, ha 4 stelle piede debole, riuscirà a fare dei tiri fantastici. Poi abbiamo un valore di 91 di long shot, fantastici, ecco, non ne è entrato uno perché comunque ne ho provati pochi, però devo dire che hanno impegnato spesso e volentieri il portiere a fare dei miracoli, davvero dei miracoli. Comunque vedrete dalle clip, 97 di potenza tiro, 96 di tiri al volo, ecco, non mi sento di dire altro. Poi abbiamo un 82 di precisione punizioni e un valore anche buono di rigore di 95. Punizioni ne ho tirata una e ci sono andato davvero vicino, rigori ne ho segnato uno su uno. Quindi questo giocatore è fantastico sotto il punto di vista del tiro. Parliamo del dribbling con 4 stelle skill. Abbiamo un 90 appunto di agilità, un 94 di controllo palla, quindi valori buonissimi che rendono il dribbling di Ibra, pur essendo magari molto grande, ecco, un giocatore molto massiccio, rende il suo dribbling molto fluido e sicuramente molto efficace.
Peccato per le 4 stelle skill, se fossero state 5 sarebbe stato sicuramente un giocatore più completo, anche se alla fine le skill, sapete sempre il solito discorso, c'è chi le sa usare e chi non le sa usare. E poi abbiamo anche 88 i riflessi che rendono i movimenti di Ibra molto veloci, davvero è molto rapido anche in area, quando cerca il tiro, appena tocca la palla tira. Non deve fare movimenti strani, quindi smarcarsi, no. Lui fa un piccolo movimento, si smarca e tira. Piccola parentesi per il fisico, con 97 di forza fisica e un colpo di testa fantastico, con 84 di precisione di testa. Davvero, questi qua sono i pro e i contro di Ibra, che potete vedere in sovraimpressione. È un giocatore molto duttile, appunto, perché potete usarlo in qualsiasi stile di gioco, quindi prendere la palla dalla tre quarti, farvi qualche dribbling e poi andare a scaricare il tiro. Potete giocare di lanci lunghi perché comunque pur non essendo velocissimo di fisico riuscirà a tenere i difensori, solamente Yaya Touré man of the match e David Luiz Toti me l'hanno fermato, forse anche perché ha perso l'equilibrio, appunto, che è l'unico flop, insieme al costo. Ovviamente il costo è una cosa più relativa, dato che chi ha milioni se lo può permettere, chi non ha i milioni non se lo può permettere, quindi il voto finale che gli do è 9,4. Questo qua è un giocatore assolutamente da provare se avete i crediti, quindi se magari lo sapete usare, quindi anche il colpo di testa potrete sfruttarlo benissimo, provatelo perché è davvero un giocatore di cui ne vale la pena spendere quegli 8 milioni, secondo me. Dunque ragazzi, noi ci sentiamo in un prossimo video. Ciao a tutti!